Enrico Lironi, consigliere CDA di Fondazione Cariplo. A lei volevo dare la parola sulla formazione, anche perché lei ha tanti altri ruoli in Sì. ambito formazione, ovvero? Sì, no, io ho sempre insegnato al Politecnico di Milano e poi in varie aziende che avevano necessità di corsi formativi del loro personale, oltre che aver collaborato con molte società industriali e attualmente sono presidente di Comunext, dove Comunext è un parco scientifico tecnologico, un innovation hub. Nel giro di 10 anni da quando l'abbiamo aperto, abbiamo raggiunto il numero di ben 145 aziende innovative, più di 900 innovatori che ogni mattina entrano e che hanno sviluppato la loro idea. Noi li abbiamo aiutati a svilupparla come struttura del parco in collaborazione con le università, centri di Certo, e ricerca, di eccetera. queste quante stanno lavorando sull'ambiente di queste start-up? Diciamo una parte ancora piccola, a mio avviso, però significativa, che utilizzano anche sensoristiche, tecnologie avanzate, eccetera, cioè di alta qualità. Però l'augurio è che crescano ulteriormente. Ecco, quindi la mia sollecitazione è formazione, clima e ambiente. Quanto c'è bisogno di accelerare su questa tematica? C'è bisogno molto e perché si arrivi a questa forma di accelerazione occorre una sensibilizzazione già sui ragazzi, nelle famiglie, diciamo nelle comunità, perché anche stamattina durante l'intervento di Gravellini questo tasto è stato suonato, cioè dire c'è scarsa consapevolezza nella gente che stiamo vivendo un periodo difficile e che è alle porte di un ulteriore difficile momento se non si interviene subito. Intervenire vuol dire essere anzitutto consapevoli, utilizzare le tecnologie nuove sia per rimboschimento, ripulizia dei torrenti, in genere la manutenzione della montagna e anche la rivitalizzazione con attività produttive in montagna, quindi non solo intensive in pianura, ma anche di qualità nelle nostre montagne. E per far questo la sensibilizzazione è importante. C'è qualcosa di nuovo? Sì, noi assistiamo a cooperative sociali che già hanno iniziato a sviluppare questo tipo di attività anche in modo economico. Quindi la tutela dell'ambiente, il rafforzamento dell'ambiente, il rispetto anche per arrivare al passaggio successivo, poi la tutela del paesaggio nel suo complesso. Oggi si dispongono anche strumenti che qualche anno fa non esistevano, l'ingegneria ambientale. Sono facoltà che stanno crescendo numericamente e quindi offriranno poi alle istituzioni locali, a tutti quanti avranno delle sensibilità, dei professionisti preparati. E Perché le questo è utile, soluzioni ci perché le sono. soluzioni ci Bisogna sono. formare i professionisti per farlo. Ecco, le chiedo l'ultima cosa. Come Sì. Fondazione Cariplo sta aiutando questa crescita a livello di formazione e a livello di consapevolezza della nostra società? Sì, sicuramente Fondazione Cariplo con i propri bandi all'interno del settore ambiente, e ne abbiamo parecchi aperti, accogliamo anche proposte progettuali che partendo dalla struttura dei nostri bandi, anche nell'ambito formativo, o più recentemente un bando sull'economia circolare, sulla possibilità quindi di utilizzare al meglio le risorse, noi stiamo potenziando tutti questi percorsi perché riteniamo che si gioca il nostro futuro.